Mario Gerolamo Mossa, buonasera. Buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero Grazie, qui. Grazie, è, è bello essere qui. Nel posto delle parole per parlare di <ride> musica, per parlare di musica, cioè il suo compito, Mario Gerolamo Mossa, sarà solamente, per modo di dire, solamente quello che attraverso le parole ci farà ascoltare, ascoltare veramente eh, le parole della canzone che tra poco andremo a raccontare. E, e ci farà comprendere ed entrare proprio dentro quelle parole, le parole di Like Rolling Stone è la canzone di Bob Dylan su cui lei ha indagato per circa 350 pagine e il libro pubblicato da Mimesis, Bob Dylan and Like Rolling Stone, Filologia, Composizione e Performance. Ecco, io direi ai nostri ascoltatori, non fatevi spaventare da queste tre parole, filologia, composizione e performance, perché è certo questo saggio va anche dentro molto tecnicamente in alcune cose e poi dopo avrò sicuramente qualche esempio. Però è un modo per entrare dentro la musica, dentro la parola di questa canzone scritta con lettere maiuscole sicuramente in una forma che io non conoscevo, essendo uno dei tanti ascoltatori distratti. Mario Gerolamo Mossa, leggo da risolte di copertina, è dottorando di ricerca in studi italianistici all'Università di Pisa, con un progetto di natura comparatistica incentrato sulla canzone d'autore italiana e sul single songwriting anglo-americano. Ora io mi fermo qui perché io penso che qualcuno me compreso, non abbia ben capito il suo percorso, progetto di natura comparatistica incentrato sulla canzone d'autore italiana e sul singer-songwriting anglo-americano. In che cosa consiste questo studio? Allora, ehm, cercherò di essere, come dire, il più, il più chiaro possibile. Anche perché poi In... quello si... che la sua, la sua <ride> risposta entra già nel contesto del libro. Esatto, sì. Infatti questo libro è tratto dalla mia tesi specialistica eh, che ha poi dato origine al progetto di dottorato che, che sto portando avanti a Pisa. Ehm, in sostanza si tratta di eh, analizzare eh, in termini eh, filologici e interpretativi la funzione che la voce eh, creativa di un, di un autore svolge. Eh, Rispetto nel, nel corso della composizione di una sua di, di una canzone. E, questo cosa significa? Significa che la voce non è soltanto eh, diciamo, lo strumento di cui l'autore si serve per eh, rendere riconoscibile il suo stile, ma eh, svolge anche una funzione filologica perché eh, spesso capita che i eh, grandi cantautori eh, utilizzino la loro voce per correggere in fase di registrazione delle soluzioni che eh, nei manoscritti eh, non avevano trovato o, o, risposta, non avevano, eh, non, de dei problemi che non erano stati risolti solo ragionando sull'aspetto visivo del testo. Ehm, la Caroline Stone eh, in questo senso è una canzone che eh, al di là del suo valore storico è importante perché i materiali che noi abbiamo a disposizione per poterla eh, analizzare ci consentono di identificare in modo abbastanza preciso eh, proprio eh, i punti del testo che eh, vengono composti attraverso la voce. Eh, e attraverso, Dylan... e attraverso, sì. la voce, attraverso la voce di Bob Dylan, tra l'altro vorrei ricordare, ed è una cosa che a me è sempre piaciuta molto, Mario Girolamo Mossala. La brutta voce, diciamocela pure, la brutta voce di Bob Dylan per contro le voci molto più, molto più, molto più lavorate, a volte molto più impostate, che ne so. La, la voce di Springsteen rispetto alla voce di Bob Dylan sono veramente due, due poli opposti. Però, certo. nonostante la cosiddetta brutta voce, è riuscito proprio a entrare nel cuore delle persone a creare qualcosa di molto particolare. Lei ce lo fa vivere in questo libro Bob Dylan and like Rolling Stone, che ha l'introduzione di Alessandro Carrera, un altro espertissimo di Bob Dylan, con cui lei ha lavorato eh, all'università di Houston, eh, insieme per l'appunto con Alessandro Carrera, la postfazione è a cura di Luca Cerchiari che diverse volte è stato nostro ospite allo Yulm per raccontare il mastering editoria e produzione musicale è un, esper un esperto veramente a largo raggio della parola, della parola canzone, della parola musica ecco eh, in che modo eh, la presenza di Bob Dylan attraversa da una parte Alessandro Carrera e dall'altra Luca Cerchiari <ride> ma allora Luca a Luca Cerchiari devo la possibilità di trasformare la mia tesi in un libro. Quindi, ehm, come dire, è un, <ride> è un debito eh, non anche da poco. umano, non so esatto, non, non solo scientifico. Eh, ad Alessandro, invece, ad Alessandro Carrera devo oh, non soltanto ehm, delle, delle lezioni su Dylan che eh, da sempre insomma mi appassionano e mi hanno aiutato a comprendere bene eh, la politica dilaniana. Laniana eh, poi anche la correlazione della mia tesi perché eh, Alessandro proprio nei mesi in cui io mi trovavo a Houston nell'autunno del 2016 eh, mi aiutò a concepire eh, questo lavoro che poi sarebbe diventato libro anche se a quel tempo non lo immaginavamo ecco. eh, sì, poi mh, ecco, una cosa che sicuramente un grande insegnamento di, di Alessandro sta eh, nell'idea che Milan eh, non può essere studiato solo attraverso oh, una prospettiva letteraria, ma bisogna eh, coniugare, diciamo, sia il, coniugare i metodi letterari con quelli musicali. Eh, bisogna ascoltare la voce di Dylan, ascoltare il modo in cui i suoi versi vengono cantati, ehm, perché questa è la sua sensibilità, una sensibilità intermediale che sta eh, sempre a cavallo tra oralità e scrittura ehm, e non può essere apprezzata solo come forma di letteratura. Ecco. Io poco fa ho questo... parlavo, parlavo della... Della brutta voce di Bob Dylan, mentre mi ricordo che Alessandro Carrera, visto che ne abbiamo parlato, eh, aveva pubblicato anche tempo fa un libro proprio dedicato alla voce di Bob Dylan, no? dove certo. parlava della sua. E io sì, sì. ricordo che comprai quel libro proprio perché sono partito dalla mia, dalla mia posizione. Quando ascoltavo le prime volte Bob Dylan, dicevo. Eh, non mi piace la sua voce, però ha qualche cosa che, che veramente mi parla. Eh, esatto. Parla di questa voce inimitabile, una voce nasale, no? in ogni caso magnetica, incandescente. E eh, sì. veramente potremmo continuare con gli aggettivi, Mario Girolamo La Momossa. Eh, sì, tra l'altro di questo libro ho intitolato appunto La voce di Bob Dylan edito da Feltrinelli, sta per uscire proprio in questi giorni una nuova edizione aggiornata che insomma è bene annunciare anche, anche quindi, questo contesto quindi è un buon, è un buon sì. motivo per ricominciare a leggere <ride> la voce di Bob Dylan sì. sì e poi un altro discorso un altro grande studioso o, che ha parlato di questo argomento è Alessandro Portelli il quale è un, esatto, un altro esatto il quale in un libro interamente dedicato a Hard Rain Gonna Fall eh, parla proprio di questo rapporto che ogni ascoltatore instaura con la voce di Dylan, un rapporto che è conflittuale la maggior parte delle volte, almeno all'inizio, perché si viene in qualche modo oh, add addirittura sconvolti dall'ascolto di una voce così, disor così disordinata, così ehm, esteticamente non allineata diciamo, agli ideali. Eh, di, di bellezza vocale, ecco, almeno per quello che riguarda poi la, la popular music, mentre già un etnomusicologo avrebbe eh, da dire una, delle cose diverse a questo proposito. Eh, Portelli questo lo sa molto bene perché eh, lui è stato, oltre ad essere un grande americanista, è, è stato anche la prima persona a trasmettere in radio la voce di Bob Dylan, per cui, come dire... Eh, Conosce molto bene queste dinamiche che stai descrivendo. Tra l'altro, Alessandro Portelli è stato nostro ospite, eh, ah. credo, due anni fa, eh, con il libro eh, dedicato a Hard Rain, una ballata esatto. tra la tradizione e sì, la sì. modernità. Un libro. Di circa un 150 pagine, da Donzelli, sì. lei vince sì. sulla, 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 sulla quantità pagine, Mario Gerolamo Mossa. il <ride> suo sue 300. Sì, <ride> il mio c'ha più pagine. A più, più pagine. Mentre adesso andiamo, andiamo a scoprire Bob Dylan eh, insieme con la sua canzone, è a dire molto poco dire canzone manifesto, perché sarebbe è già importante dire che è una canzone manifesto questa, no? che è stata certo. quando eh, come dice. Eh, come scrive Alessandro Carrera nell'introduzione, quando è uscita la recensione eh, su, questa, su questa canzone, sulla rivista inglese Record Mirror, è uscito certo. qualcosa subito di negativo. No? <ride> e, certo. e, e quella cosa che è uscita, quella critica negativa, ha, è stata la molla che ha scatenato qualcosa. Ecco già lì il senso di una critica è riuscita a creare attraverso la ferita. Che ha provocato, perché in effetti eh, esatto, ha, esatto. ha detto che questa canzone era una stonatura per certi aspetti da un punto di vista sì. di accompagnamento e non solo, però ha creato una, una spinta culturale enorme, fosse oggi... Sì. Soprattutto ha creato l'esigenza, come dice Alessandro, di trovare un discorso adatto a definire questo tipo di musica che, che fino ad allora non aveva come dire conosciuto ancora delle analisi eh, adatte ecco se non come eh, appunto accade nella, nella recensione di record mirror in negativo cioè per cui questo critico che non aveva probabilmente mai neanche ascoltato <ride> la caroline stone o se l'aveva fatto cercava di dimenticarselo eh, non poteva che dire ma la caroline stone è una canzone che non avrà alcun successo in Inghilterra, grazie a Dio ci consentirà di liberarci finalmente di questo Dylan, di questo... e invece poi le cose sono andate in modo molto diverso, però è importante che dalla l'HR Stone in poi ci sia il tentativo di mh, trovare un modo per descrivere questo tipo di esperienza di ascolto. Eh, però, eh, Mario Girolamo, sai, io mi sono, <ride> mi sono detto, sì. quando ho letto questa... Questa cosa scritta da uh, Alessandro Carrera in merito al Record Mirror, e mi sono detto: Ma oggi una critica musicale su una canzone importante potrebbe far scaturire tutta questa, tutta questa corrente di pensiero. Oppure non è possibile, uno, perché non esistono canzoni di tale razza, due, perché la critica forse non riesce a entrare dentro il segreto delle parole, tre, perché sono cambiati i tempi e oggi non è più necessario fare questa cosa? Ma eh, diciamo che mh, trovo sempre rischioso giudicare il presente solo su, su ciò che è avvenuto prima. Per cui mh, confido nel fatto che oggi ci sono. Artisti eh, altrettanto bravi che un giorno ci sorprenderanno. Eh, lo faranno senz'altro in modo diverso, però, da Dylan, eh, che è, a suo modo eh, è diventato un classico e, come ogni classico, è inevitabilmente anche irripetibile per certi versi perché è cambiato il mondo, sono cambiati i gusti, sono cambiate anche eh, le nostre aspettative eh, di ascoltatori. Um, la Caronistone fu una canzone che sconvolse gli stessi ascoltatori di Dylan, che erano abituati a vedere in lui la voce della loro generazione, il cantante per eccellenza dei diritti civili. E, la Caronistone in questo è una canzone di rottura, è un momento in cui l'artista si libera completamente delle imposizioni ideologiche che. Nello specifico di quegli anni eh, erano incarnati appunto dal movimento per i diritti civili americano, e lo fa attraverso una canzone che è anche una rivoluzione stilistica, eh, presuppone un tipo di composizione completamente diverso. Non è eh, così paradossale sapere, eh, in questo senso, che la Caroling Stone non nasce neanche come una canzone, ma nasce come una prosa da scritta sul modello della letteratura beat, e che poi viene messa in musica coinvolgendo dei musicisti rock con i quali Dylan fino ad allora non aveva mai collaborato. Quindi è una delle primissime canzoni che Dylan registra insieme ad una band e lo fa sostanzialmente senza sapere quello che sarebbe stato poi il risultato. E qui entriamo eh. nel territorio per l'appunto della filologia della composizione, no? ancora prima della performance. Ecco, lei ci ha già anticipato la, eh, la nascita di questo testo che non nasce canzone, perché lo spirito beat di quel tempo era, era eh, improntato in una maniera diversa no? per quanto riguarda la scrittura. Ecco, la composizione di questo testo lei ce la, ce la, ce la racconta, eh, che, te, te, che è testimoniata da sei autografi. Sì, sì, è testimoniato da, da sei autografi e la, diciamo, quelli, i due più importanti, eh, uno è un dattiloscritto mentre l'altro è un manoscritto e risolgono entrambi alla primavera del 65. Il dattiloscritto, che è quello precedente, è conservato oggi al Bob Dylan Archive di Talsa, in Oklahoma dove eh, sono stato nella primavera del 19, mentre il secondo è un manoscritto di, 5 pagine, di 4 pagine che non è conservato all'archivio, ma ehm, è stato venduto all'asta eh, su internet nel 2014 e eh, può essere consultato scaricando le immagini ad alta definizione che sono ancora presenti eh, sul sito eh, del, della casa d'aste. Eh, perché è importante questa differenza materiale? Perché nel momento in cui eh, Dylan inizia eh, a scrivere mh, questo, questo primo autografo, lo fa in una prospettiva già musicale. Cioè lui sta eh, cercando di estrapolare da una prosa precedentemente composta mh, delle idee, degli, eh, dei frammenti eh, che poi diventeranno verso. E faranno parte delle, delle lyrics ufficiali della Caroling Stone. Ehm, questa è ancora una fase, diciamo, di selezione. Successivamente, lui passa alla penna, passa alla scrittura a mano e lo fa perché eh, prevalgono in questo senso le ragioni musicali. Ehm, D'altra parte, dattilo scrivere. Una canzone eh, con, come dire, dovendola contemporaneamente suonare non è esattamente la più semplice delle operazioni per un musicista, per cui il passaggio alla mano, alla penna, eh, presuppone senz'altro anche il ricorso a uno strumento musicale. E questo è dimostrato dallo stesso testo che viene completato per il 90% all'interno di questi quattro fogli e contiene già una versione pressoché definitiva del testo. Dico pressoché perché eh, il giorno successivo, il 16 giugno del 65, eh, Dylan ritorna nello studio di registrazione e eh, incide un testo che per certi versi è diverso, persino... Dal, da quello contenuto nel manoscritto. Perché, come dicevo prima, molti, molte soluzioni vengono in mente all'autore soltanto eh, al momento della, della, della registrazione. Vengono per certi versi improvvisate. E, questo lo sappiamo perché abbiamo la fortuna di ascoltare moltissime prove di studio che si chiamano oh, tecnicamente outtakes e che eh, a un certo punto si stabilizzano in soluzioni che vengono ripetute identiche nelle, succe nelle incisioni successive. Eh, quindi questo diciamo, è un, un grande vantaggio da un punto di vista filologico perché, come dicevo, ci consente di identificare cosa effettivamente viene composto eh, dalla voce di Dylan. Che, eh, che cosa viene sì. composto dalla voce di Dylan? Eh, parole straordinarie, cosa viene sì. composto dalla voce? È la voce che compone, la voce che, sì. sulla base di un testo preordinato, riesce a sì. reinventare quel testo e trovare un io narrante che possa scovare altre altre parole, altre. Altre consapevolezze, perché questa canzone Like Rollinson è, è una canzone che necessariamente deve essere ascoltata, ma altrettanto necessariamente sì. Mario Girolamo Mossa deve essere ascoltata. Sì. E sì. poi nel libro la parola ascoltare sì. è ripetuta, una volta sì. anche in corsivo, sì. per far capire quanto questo verbo sia importante. Sì, infatti volevo aggiungere questa cosa, eh, se posso, cioè Prego. che io nel mio libro parlo del, di filologia, ma di fatto il libro eh, diciamo oh, dimostra un'esigenza che invece è anti, cioè deriva da un'esigenza che è antifilologica, essendo la filologia la disciplina per eccellenza della ricostruzione dei testi scritti, quindi il, ogni studio filologico è idealmente finalizzato alla eh, ricostruzione di un testo originale. Nel mondo della canzone questo non è possibile. Non esiste il concetto non esiste l'originale. Eh, non c'è una versione più definitiva di un'altra. Possiamo invece parlare di dinamiche compositive. Eh, possiamo parlare di circolarità del momento compositivo di quello performativo, per cui in questo senso, esattamente come nelle musica tradizione orale, la composizione comporta sempre un momento performativo e ogni performance comporta un'operazione uh, un, un compositiva. È sempre un altro, una un funzione empirica in ogni modo, sbaglio? Certo, sì, sì. E, e, il fatto che per esempio ricostruendo delle performance che sono state eseguite di lagarone stone a distanza... Di vent'anni dalla sua prima pubblicazione, si nota il ritorno di varianti che erano incluse nella fase addirittura precedente alla studio version. Questo sta a indicare che, nella, se può esistere una filologia di un testo orale, deve tenere conto del fatto che, in questo tipo di testi, nulla viene mai del tutto cassato e nulla viene mai del tutto. Accolto, ecco. Questo mi sembra una cosa che per certi versi distingue, se vogliamo, eh, il mio libro da, da altri libri di filologia. Eh, questo può essere un bene, come può essere un male, insomma, non sta a me definirlo. Mm, però mi, mi, mi fa piacere sottolineare il fatto che eh, non esiste una versione definitiva di la like Caroling Stone. Si può però ricostruire. Il suo movimento, le sue trasformazioni e ciò che la identifica, eh, diciamo, eh, sia eh, nelle nostre, alle nostre orecchie, che è poi eh, anche rispetto alla storia eh, della popular music novecentesca? Ecco partendo dalla identificazione e dalla trasformazione del testo, eh, possiamo introdurre, eh, Mario Girolamo Mossa il fatto del rapporto no? poetico-musicale che in questo libro viene considerato del tutto nuovo, come lo è in effetti, vale a dire il rapporto dell'artista con il brano originale, mettendo la parola originale tra virgolette, eh, visto che abbiamo ascoltato poco fa quanto ha detto, cioè il rapporto, dicevo, col brano originale e il rapporto con il pubblico. Vengono definite queste due vere storie d'amore. Eh, sì, nel senso che eh, non so se, se ho capito bene cosa mi sta chiedendo. Comunque, ehm, nella introduzione al mio libro, io parlo di diverse storie raccolte all'interno di Life of Stone. Una è appunto quella raccontata dai Lyrics, eh, cioè la storia concreta eh, di Miss Lonely, della sua, eh, del suo rovescio di fortuna, eh, della sua nuova vita di strada, e dall'altra, diciamo la storia. Raccontata da Like a Rolling Stone come opera d'arte inserita all'interno di una società che eh, era attraversata da contraddizioni che per certi versi sono tutte contenute in nuce all'interno di, di, di Like a Rolling Stone. Eh, mi riferisco appunto agli ideali di disillusione che la generazione di Dylan per certi versi eh, iniziava a, a percepire rispetto alle aspettative degli anni Sessanta, agli ideali di liberazione, di emancipazione eh, sessuale e politica. Eh, la Caroline Stone, eh, per certi versi, racconta anche questa storia, racconta l'altra faccia della medaglia. Eh, Miss Lonely, che è la protagonista, eh, come dicevo, della canzone, è una ragazza di buona famiglia ehm, che probabilmente, anche se la canzone non lo esplicita, è vicina. Agli ideali eh, appunto di emancipazione di cui parlavo prima, è che, però, nonostante questo non conosce la vera vita, non conosce la vita di strada e disprezza ehm, soprattutto le persone povere. Mm, e questo oh, a un certo punto la espone a una contraddizione eh, assoluta, perché oramai caduta in rovina, lei si trova costretta a scendere a patti con quella vita. Per cui il ritornello della canzone che dice «How does it feel?» come è noto, eh, si presta a due letture eh, opposte. Perché la prima volta il narratore sembra rivolgere questa domanda alla protagonista in aspettandosi una risposta negativa. «Mi sento malissimo, insomma, tutta la mia vita oramai è, è stravolta, eh, tutto ciò, quello in cui credevo non esiste più». La, seconda, la terza e la quarta volta che noi sentiamo questo ritornello, invece, la risposta che il narratore si aspetta da Miss Lonely è opposta. O almeno questo è quello che lui vorrebbe probabilmente, perché questa rovina, questo uh, questa cambiamento repentino uh, della propria sorte, si apre in realtà la posizione. La possibilità rende possibile una vita nuova, una vita diversa, una vita libera, una vita dove non hai niente e quindi non hai niente da perdere e dove ehm, ci si può permettere, ecco, il lusso, quello vero di poter essere nessuno e quindi di poter essere liberi. E... Eh, sì Prego, prego. La, la... No, no, volevo solo uh, concludere questo, questo concetto. Dicendo che Dylan nelle performance live tende a privilegiare mh, non, non sempre entrambi questi, queste, queste, mh, queste componenti della sua canzone. Cioè, ci sono versioni molto note in cui lui predilige, per esempio, soltanto la parte disforica del suo brano, eh, come quella di Manchester cantata nel 66. Ehm, Altre volte predilige invece la, la, insomma, la componente euforica, come accade a Los Angeles nel 1974. E altre volte, come nell'originale studio version, invece stende a una sorta di diaforia eh, in cui queste due eh, componenti si eh, equivalgono, eh, come accade nella versione cantata ehm, a New York negli studi MTV del 1994. E in questo saggio, Bob Dylan and Like Rolling Stones di eh, Mario Giorgono Mossa pubblicato la Mimesis, c'è anche una parte molto tecnica, giustamente, perché, come abbiamo detto in apertura di conversazione, eh, il nostro ospite si intende di canzoni, di teoria letteraria, di filologia, di oralità, di metricologia, e quindi parole come isosillabismo, isocronia accentuale, giambo, trocaico, eccetera, eccetera. ecco. Sono parole tecniche che sono necessarie per entrare in un contesto della, della spiegazione della, della parola e del verso stesso e quindi, certo, eh, sarà una lettura un pochino più lenta in questa parte, se vogliamo, molto tecnica, ma è anche divertente entrare da questo punto di vista dentro, dentro il testo di questa canzone, vero? Ma eh, allora intanto posso dire a mia discolpa per gli eccessivi tecnicismi del libro, che c'è un glossario che chiarisce tutti i vari significati. E, secondo punto è che sì, eh, io partivo da questo presupposto, cioè che eh, la Caroling Stone nel bene e nel male è un classico. E quindi perché non poter usare per la Caroling Stone gli stessi strumenti, anche tecnici, anche specialistici che noi usiamo per lo studio eh, di altre opere che, che sono entrate eh, nel nostro canone culturale eh, in modo più pacifico di un brano come la Rolling Stone che eh, come dire eh, vengono da sempre studiate attraverso anche questo tipo di di concetti eh, senza come dire dovere eh, senza bisogno di ulteriori giustificazioni eh, io volevo fare un po' questo, sì, volevo eh, mettere in comunicazione mh, discipline diverse, c'è anche un po' di incoscienza in questo esperimento, me ne rendo conto. Però d'altra parte mh, mi ha fatto piacere scrivere un lavoro del genere perché mi ha permesso di mh, un po' celebrare a mio modo una canzone che ha cambiato anche la mia vita, come è capitato ad altri milioni di... Di persone. e che ha tutto, eh, tutto per essere celebrata questa canzone perché ogni ascolto di Like a Rolling Stone è, è una celebrazione ovviamente parliamo di ascolto nel vero senso della parola prima di salutarci Mario Giorgiano mossa, brevemente qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? il libro che mi fa compagnia in questi giorni? Mm. Eh, il libro che mi fa compagnia anzi che mi farà presto compagnia in questi giorni è l'ultimo libro di Walter City che sono molto curioso di leggere eh, perché amo Walter City come scrittore e quindi non vedo l'ora di avere il tempo di poterlo approfondire. E Walter City è sempre una, una scrittura raffinata, è sempre una scrittura che va dentro, dentro l'humus veramente del tempo che stiamo vivendo. L'ultimo libro lo ricordiamo, pubblicato da Rizzoli, Contro l'impegno. E sembra, sembra veramente un libro parlando solo del titolo che, che percorre una strada che sia inutile e invece le riflessioni sul bene in letteratura sono riflessioni che sicuramente, sicuramente ci faranno pensare in faranno pensare. certi versi non, è, non sono neanche lontane da, da quello che dicevamo prima di Dylan in fondo anche Like a Rolling Stone è una canzone contro l'impegno quindi voglio vedere se Walter City Potrà dire qualcosa di compatibile con la un, poetica dilaniana. Grazie, grazie davvero Mario Girolamo Mossa. Allora. Grazie, arrivederci, grazie a voi e buona grazie serata. A voi, grazie a voi.